Mattia Minuti, esordio dolce in casa contro il Casalbertone, sono arrivati i tre punti, una vittoria netta 3-7-0 che va anche a riscattare l'esordio agrodolce del campionato. Sì, abbiamo bisogno di vincere, noi quest'anno abbiamo grossi obiettivi e non possiamo permetterci di fare passi falsi come abbiamo fatto la scorsa settimana a Anguillara. Oggi era importantissimo vincere, abbiamo vinto, la squadra è nuova, comunque ha bisogno, diciamo, di essere rodata. Però secondo me si possano fare grandi cose, e come abbiamo visto anche oggi, nonostante loro sono venuti qua, nessuno ci regala niente e noi dobbiamo comunque fare del meglio, lavorare in palestra e sudare, perché nessuno ci regalerà mai i punti, bisognerà meritarseli sempre dall'inizio alla fine del campionato. Hai anticipato la mia prossima domanda, perché ti volevo proprio chiedere il discorso delle avversarie Anguillara e Casalbertone, due formazioni che per l'appunto hanno dichiarato di volersi comunque salvare in questo campionato, ma hanno dimostrato che sono delle buone avversarie poi alla fine. Certo, loro erano due squadre che puntano a salvarsi, e come si è notato sia nella partita Anguillara che quella di oggi in casa, loro si sono messi il coltello fra i denti e hanno lottato. Nessuno ci regala niente, come ho detto già prima, bisogna dare il 100% sempre, sperando che basti, perché delle volte magari può anche non bastare, però bisogna rimanere sempre concentrati e lavorare in palestra dall'inizio della settimana fino al venerdì sera, per poi il sabato dare il meglio in campo. L'impatto con il pubblico di Campobasso? L'impatto di oggi è stato bellissimo, sinceramente non mi aspettavo tutta questa gente, e il palazzetto era molto pieno e spero che si riempia ancora di più, perché più gente c'è più a noi giocatori comunque ci fa piacere, perché comunque è quello sprint in più che ci manca quando andiamo fuori casa, perché purtroppo la pallavolo è così, è uno sport fra virgolette mentale, e chi è più duro mentalmente tra virgolette vince. Il pubblico fa tanto, gioca tanto a favore, quindi io ringrazio tutti i presenti che sono venuti oggi al palazzetto, spero che domenica 29 di ritrovarli tutti, sabato 29 di ritrovarli tutti al palazzetto, e sperando anche che ci sia più gente, perché più ora che adesso che abbiamo vinto speriamo di essersi fatti visti un po' di più, magari prossima partita in casa verrà più gente, io lo spero, però oggi niente da dire, è stato bellissimo.